Ciao a tutti ragazzi, bentornati alla live su Farming Simulator 22. Saluto intanto Nakito che è venuto prima. Ciao, ciao Nakito. E niente, dunque, stavamo spruzzando il fertilizzante prima e abbiamo finito, ovviamente. E siamo arrivati a questo punto. Dunque, abbiamo 105.600 euro o dollari, insomma, come volete. E stavo pensando di andare avanti ancora di un mese per ottobre per raccogliere la soia, però stavo anche proponendo di vedere cosa possiamo fare poi di importante con il ricavato che ancora non voglio spendere. Aspettiamo di vendere la soia e poi vediamo, ok? Dunque, un'idea era eventualmente di mettere una seconda pala eolica, così eventualmente si accumula ancora di più un po' di entrate passive, oppure eventualmente di cominciare a pensare di fare qualcosa di più importante, tipo, non so, un trattore migliore o altra attrezzatura. Vediamo. Allora, prima di chiudere il mese, non ricordo più la situazione della serra, mi sembra che stavano finendo i semi. Sì, semi acqua sta finendo, perciò direi di usare, prima di andare a ottobre, direi di usare il pallet di semi e finire di riempire la serra con quello che è rimasto. Usiamo questo. Davvero poco, è 163 litri, insomma, è davvero pochino. Però, insomma, è tanto per consumare questo pallet. Farei lo stesso anche col fertilizzante, va così, li finiamo tutti e due. Sì, nel gioco ci sono i muletti, come no? Ci sono, ci sono. Guarda. Allora, dove sono? Eccoli qua, forche. Sono qui. E ce ne sono di diversi tipi, dal base al questo qui, insomma, che è anche abbastanza veloce perché fa, insomma, 17 km/h. In realtà questo è più veloce. C'è quello elettrico che è fatto così, che è carino, in alcuni momenti è anche più interessante perché è veramente piccolo. O se no ci sono questi. Diciamo, questo è il più veloce. Ci si potrebbe anche pensare, potrei considerare eventualmente questo elettrico, eventualmente, non perché sia elettrico, ma perché effettivamente è più snello, vedi? È
piccolino, quindi è facilmente, insomma, nelle manovre è facile da utilizzare. In alternativa, beh, meglio, perché se devo buttare dentro un rimorchio alto del materiale che abbia il castello alto è anche più comodo. In alternativa ci sono anche questi. No, no, non ci sono problemi di altezza, cioè ho il capannone anche bello alto. Tutt'al più, dopo parecchio tempo, devo considerare di mettere anche la colonnina di carica, ma davvero dopo tanto tempo, perché scaricano la batteria in modo molto molto lento. In alternativa ci sono questi che però, vabbè, preferirei l'altro eventualmente, cioè questi qui. Ci si può pensare, stiamo sull'ordine dei 37-40 mila e li abbiamo tranquillamente. Se vogliamo qualcosa di particolarmente customizzabile, si potrebbe pensare a questo, che è una mod dove però posso scegliere il colore come voglio eventualmente. Ci si può pensare. È un'idea. Valutiamo. Vieni qua tu. Ciao tesoro. Allora. Facciamo così, adesso andiamo a ottobre. Perché a ottobre possiamo finalmente andare a raccogliere i terreni di soia e seminare di nuovo e faremo frumento questa volta. Tanto per curiosità, la soia, il periodo migliore per la vendita sarebbe giugno. Andiamo intanto avanti con il campo. Allora, siamo arrivati a ottobre, la serra non ha tirato fuori nulla, strano perché, eppure tutto è ancora in ordine, però dovremmo riempire il serbatoio d'acqua e il serbatoio di semi. Andiamo a prendere l'acqua intanto, va. Beh, però l'acqua ce l'ho già. Cioè, c'è ancora un 50-48% di acqua lì dentro, perciò no, dai, senza che vado a prenderla, carico semplicemente l'acqua così. Bene, e dovremmo avere adesso quanta acqua? 45
4.700 litri. Dai, va benissimo. Portiamo pure un po' di semi e un po' di fertilizzante. Questo e questo, ne facciamo sempre uno e uno. Cerco di allinearmi così perché rifaccio come l'altra volta, come oggi, che cerco di inforcarli tutti e due. Poi andiamo piano perché sennò se mi sfugge per strada. Ok, intanto si è preso il fertilizzante. E adesso anche i semi. Ascia. Perfetto, adesso questo lo rimetto a posto e poi cominciamo a lavorare i terreni. Ci siamo. Allora, come al solito, cominciamo a spostare prima la lama della raccoglitrice, così possiamo iniziare la raccolta.
E come le altre volte, ragazzi, io mi metto con la lama qui, così posso cominciare bene dal fondo. Prendiamo la raccoglitrice. Do una sciacquata che effettivamente la vedo abbastanza sporca. Sì, è vero, per il gioco è solo una questione estetica, non comporta dei danni eventualmente se si lavora con i veicoli sporchi, è solo una questione estetica, però sì, sarebbe meglio. Aspetta che non ci vedo. Un attimo. Oh, sono storta. Apriamo e iniziamo la raccolta. Allora, stiamo raccogliendo soia, lo facciamo su tutti e due i terreni che abbiamo, sia qui che là, sull'altro, il numero 5. Il motivo per cui ho fatto tutti e due i terreni uguali, ragazzi, è che la soia è molto fine, molto sottile e quindi frutta relativamente poco. La pagano tanto, ma frutta relativamente poco, perciò più ne facciamo, meglio è. Gioco copre leggermente la voce, davvero? Adesso provo a correggere. Unisco la manovra. Allora. Disco 8, 8, 9. Vediamo adesso, eh. Intanto io qui mi creo il margine così eventualmente ho meno problemi di manovra quando arrivo qui in fondo.
ancora una volta. Ancora un po' è il mezzo che è troppo rumoroso, sì. Che fai? Prova con 9,9. Proviamo adesso. Ok, adesso dovrei avere spazio sufficiente per le manovre. Sì, va già meglio, ottimo, Matchito, grazie. Purtroppo questa è una raccoglitrice davvero rumorosa. Dunque, siamo già al 31% come quantità di raccolta. Ok, forse dovremmo fare più di uno scarico qui. Sono una mera corista perché, come dicevo oggi, ho aumentato la quantità di polvere che solleva la macchina quando lavora, che c'è una moda che si chiama Dusty Land, che in questo momento è attiva,
e volevo vedere quanta polvere sto alzando adesso dal punto di vista interno, insomma, perché l'ho intuito dal fuori se vedete davanti si vede qualcosa, ma meno rispetto effettivamente a quanto si vede da dentro. Forte. Un'altra moda che attiva effettivamente è un cicalino, un segnalatore che segnala quando la capienza del veicolo è a metà o all'80%, quindi tra poco dovreste farci caso, dovrebbe suonare un cicalino che avvisa che siamo al 50%. Questo lato è finito, facciamo l'altro partendo sempre da quel lato lì, facendoci sempre prima un po' di margine, così abbiamo spazio di manovra. Suonato il cicalino, siamo a 50. Facciamolo ancora. Come le altre volte adesso faccio ancora sempre il margine seguendo questa curva qui.
intorno. Io vado a riposare un po' così scarico lo stress del lavoro. Ripasso più tardi e nella live di stasera. Buon proseguimento, Serena. Grazie, Nakito. Buon riposo. Ciao, grazie per essere passato. Ciao, ciao. Così abbiamo finito di prendere questa parte del terreno. Adesso mi sposto in fondo e comincio a prendere il fondo. Tengo un attimo l'aria. Ah, è vero, devo spostare l'altro trattore. Sposto prima questo. Ok, e adesso torniamo alla raccoglitrice. Io intanto riaccendo il condizionatore perché qui fa decisamente troppo caldo. E riprendiamo da qui.
Ha suonato di nuovo il cicalino, siamo all'80%. Cassone della raccoglitrice è quasi del tutto pieno, ragazzi, tra poco lo andiamo a svuotare. Ci siamo. È pieno. Allora adesso prendiamo questo trattore. È inutile che mi porto appresso anche la seminatrice. Prendiamo il rimorchio e lo portiamo alla raccoglitrice così si svuota. Nel frattempo scendo e riprendo la raccoglitrice così quando finisce partiamo direttamente. Fatto. Quindi adesso continuiamo a raccogliere il terreno.
continuerò così finché non ha finito. Siamo quasi, mi sa, ragazzi, dovremmo aver quasi finito di raccogliere da questo terreno. Sì, è rimasto praticamente questo triangolo qui. Non ci vorrà ancora molto.
Ragazzi, per questo terreno abbiamo finito. Adesso ce ne andiamo all'altro terreno, però prima lascio la lama e poi andiamo. La riaggancio a questo rimorchio, sperando che rimanga agganciata, ovviamente. Che non faccia la seconda dell'altra volta. Allora. Quindi prendiamo questo trattore e portiamo la lama dove serve, quindi al terreno numero 5. Ce la facciamo? Sì. Sì, ce la facciamo. Come ho detto ragazzi, anche l'altra volta ho sempre paura che quando passo attraverso i passaggi a livello così mi si chiude davanti immediatamente o mentre sto passando. È terribile. Diciamo che con Farming Simulator non mi è mai capitato, ma con Euro Truck sì. Con Euro Truck sì, sono rimasta incastrata un paio di volte. Perché ho detto ci passo, ci passo, ci passo. No. È successo di nuovo? Sì, è successo di nuovo. Si è staccata la lama da qui, chissà dove è andata a finire, là. E lì rimane. Va bene. Lasciamo questo qui, tanto siamo arrivati. Vado a prendere la raccoglitrice e quando arriverò lì davanti alla lama cercherò di attaccarla. Qui ragazzi sto camminando con il cassone della raccoglitrice aperto perché chiaramente essendoci roba dentro non si può chiudere. La richiesta è elevata a City Warehouse, ma non abbiamo niente da dargli al momento. A meno che quella richiesta non includa anche la soia e in quel caso magari riusciamo ad accontentare City Warehouse. Oh, perfetto, si sta chiudendo adesso, quindi sto tranquilla, vuol dire che dopo non c'è problemi. Cosa fa? Così, vabbè.
Allora, vediamo di riattaccarci alla lama. Ok, attaccata? Sì, ci siamo riusciti. Beh, per fortuna non ha manche abbastanza piccola, perciò magari in questi punti ci passiamo lo stesso. Per fortuna, perché se stavamo usando una lama da 10 metri, anche già da 6, era fatta. Allora, visto che qui stiamo lavorando su un terreno dove la forma è abbastanza regolare, io questo lo sposto un attimo da qui, se non sta troppo in mezzo. Io farei così, adesso partiamo. Iniziamo la raccolta, dopodiché assumo l'operaio, quindi adesso non ho più alcun controllo sulla raccoglitrice. Dopodiché mi vado a prendere di nuovo questo trattore e raggiungo la raccoglitrice. Adesso vi spiego in un attimo perché sto facendo tutto questo. Allora, sto facendo così non perché non mi vada più di lavorare su quel terreno, per carità, no, anzi, usare la raccoglitrice è la cosa che mi piace di più, ma perché in questo modo possiamo lavorare più velocemente, perché se l'operaio lavora sulla raccoglitrice, io posso seguire l'operaio e far scaricare la raccoglitrice subito, direttamente nel rimorchio che sto portando. Adesso facciamo di fare il giro. Ci prepariamo anche noi. Poi questa operazione l'ho fatta vedere anche in uno dei tutorial che ho pubblicato su YouTube tempo fa. Dopodiché, una volta che mi metto così, posso
eguagliare la velocità della raccoglitrice e così mi scarica direttamente in questo rimorchio, capito? Così posso andare subito a depositare quello che c'è. Non mi aspettavo che venisse di qua.
Faccio una cosa, ragazzi, aspetto che vada avanti l'operaio e bevo un momento d'acqua. Arrivo subito. Rieccomi. Allora, aspettiamo che faccia il giro. Intanto siamo già al 41% della capienza di questo rimorchio, siamo a 10.100 litri. E altri ne arriveranno appena la raccoglitrice arriva da questa parte. Ok, e rieccoci in linea con la raccoglitrice e andiamo avanti così. Ok, siamo al 48%, quindi prossimi al 50%. In questo caso il cicalino non suonerà,
non riguarda questo tipo di rimorchi, ma soltanto le macchine che hanno un cassone collegato o integrato eventualmente. E riguarda anche quei rimorchi che comunque raccolgono qualcosa, tipo che ne so, se avessi il rimorchio che raccoglie l'andana della paglia, quello suonerebbe. Il cassone normale no. Ecco, infatti, no, come avete visto, insomma, non ha suonato. Ancora relativamente poco alla fine della raccolta, e qui siamo ancora al 51% della capienza di questo rimorchio. Continuiamo a seguire l'operaio.
siamo ancora al 57%, 14.071 litri di soia raccolta. È un po' pochino, però come avete visto era necessario fare un secondo terreno, se no sarebbe stato anche molto meno. Ancora un paio di passaggi, ragazzi, e poi abbiamo finito. Ok, e così finisce. Allora, ecco dovrebbe aver anche spento proprio il motore, sì, esatto. Ok, lasciamolo così, andiamo a depositare la soia al terreno, quindi al nostro silo, perché come abbiamo visto il momento migliore per venderla non è questo. Lo vediamo per conferma. Soia, giugno. Però in teoria il Northern Railroad ce la prende già bene, però aspettiamo giugno. Visto che comunque sono 15.200 litri, insomma, meglio venderli al meglio possibile, insomma.
Allora, depositiamo qui 15.255 litri di soia. Ok, questo lo lasciamo qui. Lo ammetto un po', i Valtra mi mancano. Allora, la prossima cosa che possiamo fare è andare subito a lavorare i terreni per il frumento. Vediamo cosa ci chiedono i terreni come procedura di lavoro. Sarebbe richiesto il rullo, in teoria dovremmo acquistarne uno. Niente calceviva, niente aratro, ovviamente niente erbaccia. È un lavoro abbastanza facile. Però voglio vedere una cosa. Allora, rulli. Allora, abbiamo questi due rulli che sono quelli di base del gioco. Questo richiede un 160 ed è 12 metri e 3. Se no, c'è questo che richiede un 350 e non lo abbiamo. Potremmo acquistare il rullo e fare anche questo tipo di passaggi. Vediamo se però c'è una promo sui rulli. No. Ma c'è un'interessantissima promo su Massey Ferguson a 33.100 euro, che però è già usato, a 33 ore di lavoro, 33 mesi, con cambio power shift. Carino, ma no grazie. Anche perché è un 135. Carino, ma no, grazie. Sarebbe bello prendersi il rullo, però. Sì, ma non ora, dai. Allora, portiamo via tutto il resto, quindi accendiamo. Chiudiamo tutto. Sapete cosa faccio? Provo a mettere la lama al contrario. Sia mai che così la fisso meglio. Va bene, no, a me va benissimo, se fai così, beh, va bene. Riportiamo questa alla base e poi portiamo la lama.
fatto. E poi l'altro. Adesso portiamo la lama. Sperando ovviamente che non mi cada da qualche parte. È ancora lì, anche se credo che si sia spostata, però va bene. Sì, è successo, ho visto dallo specchietto. No, invece no, non è successo, è ancora là. Ok, no, meglio. Pensavo di aver perso la lama di nuovo. Fatto. Adesso dovremmo andare di là, cioè tornare sui terreni e cominciare a seminare il frumento di modo da poterlo poi raccogliere ad agosto. Dovremmo fare così. L'unica cosa, ragazzi, è che vedo che la live sta cominciando a sforare un po' l'orario, quindi facciamo una cosa, ci interrompiamo qui, la prossima live la andremo a riprendere esattamente da questo punto, andremo a seminare di nuovo i terreni direttamente, senza fare altri passaggi, e faremo direttamente il frumento, così che poi andremo a fare poi, dopo alla raccolta anche le balle di paglia. E dunque, fatemi un attimo vedere. La prossima live che andremo a fare su Farming Simulator sarà martedì prossimo. Vi spiego perché. Ovviamente, vabbè, oggi è l'ultimo giornale che faccio live, poi c'è il fine settimana dove non vado in onda. Poi lunedì, la prossima settimana, ci sarà un cambio della programmazione, perché mi sto ancora aggiustando un pochettino con gli orari. Ci sarà un cambio di programmazione per il quale lunedì andrò live soltanto la sera alle 21 con Euro Truck Simulator. E quindi Farming Simulator va alla mattina successiva. Ok? Poi la prossima settimana cambierà un po', nel senso che la farò sempre martedì 3
altre live. La prima a mezzogiorno sarà con Farming Simulator. La seconda alle 16 non sarà con Farming Simulator, sarà con un gioco nuovo rispetto a quello che ho fatto in questa settimana, tra virgolette, perché in realtà poi il gioco l'ho già portato per un video solo su YouTube, che è Bakery Simulator. E poi la sera ci sarà American Truck Simulator, se non ricordo male. No? Ah, sempre Farming, ok. La sera alle 21 di martedì tornerò di nuovo con Farming. Ok, scusate, sto ancora imparando anche perché la nuova programmazione l'abbiamo studiata prima di andare in live adesso, di questa live di qui dalle 16, perciò la devo ancora imparare. Quindi ci vediamo per la prossima live stasera con Euro Truck Simulator e poi lunedì prossimo, sempre la sera alle 21, di nuovo con Euro Truck. Grazie per la compagnia che mi avete fatto anche oggi pomeriggio. Ci vediamo se volete stasera. A più tardi allora. Ciao, vediamo tutti.